Uncio, Marco e Gianluca Cortesi, li prego di essere brevi, purtroppo sono 5 minuti. Buonasera a tutti, io ho ascoltato con pazienza un poco tutto quello che sono state dipendenti dell'opposizione, ma io non faccio altro che constatare da parte vostra, tra ben 10 mesi, se lo potessi, la maggioranza politica da guida politica. Ebbene, la città di Cadore vuole avere insegnamenti sul spazio politico, la città di Cadore attende la soluzione di problemi. E quindi voi, per niente, quale parte dei progetti dell'interesse della città, non fate altro che approfittare dei rancori del PD per farvi un cavallo di battaglia per dire politicamente non è la maggioranza che è andata a casa. Penso che voi non dobbiate sottolineare sempre la vostra ossessione, sindaco non è la maggioranza, vai a casa, mai ho sentito dire in un dibattito facciamo qualcosa di utile per la città. C'è una conferenza di Cancun, dove voi siete stati eletti e dovete onorare quella che è stata la vostra presenza nel Consiglio Comunale e che il popolo forse non sa che iniziamo tanto impatto la politica non ci sta, è andata a casa, però anche voi siete stati a casa, non avete partecipato alle commissioni, come per esempio avete fatto delle proposte. Io sono stato, e sono solo tutt'oggi, presidente della Commissione Affari Generali e Patrimonio, attualmente un'organizzazione dove io non ho visto i consiglieri della mia commissione che mi hanno fatto la proposta di anagrafe degli eredi. Quindi mi fa piacere che chi fa la proposta che venga in commissione, la discute e poi dopo, quando prima, a dire del consigliere Ferrara, vengono, concludiamo. Mi sembra che fin dall'inizio c'è un ostacolo alle nostre funzioni perché praticamente il sindaco non ha la maggioranza che deve andare a casa. Adesso c'è la polarizzazione. Non è un peccato se qualche uno della opposizione voglia votare un emendamento
Commissione.